che dopo un buttan non sospiro mai per te, penso solo a me. M'hai mandato un bel biglietto, nel biglietto c'era scritto ti mi so scucciate te, non ne voglio più sapere. E allora con la bionda e con la nera, ogni sera me ne vado a passeggiare. Buonasera, come va? Ma benissimo. Peccato che il tempo non è bellissimo, ma non va, adesso proveremo col maghetto a farlo ritornare bene. Stavi in giro per la Sicilia in questi giorni prima di arrivare a Messina? Ormai io sto quasi più in Sicilia che a casa mia. E infatti sto acquistando l'accento siciliano, mangio fichi d'India, pasta con le sarde, anche a Roma, perché sono deformato dal fatto di stare in Sicilia. Sarde beccafico e melanzane di tutti i tipi e cose, maccheroni alla eoliana, ormai sono troppo condizionato dalla Sicilia. Perché sapeva andare tutte canzoni, aspetta me così, no? Si tratterrà ancora a Messina o andrà subito via? No, domani mi portano via, devo andare a Ravello per fare una delle mie serate con l'Orchestra Italiana, poi vado a Ischia, poi a Avellino, poi ritorno nel Napoletano, però mi porto l'origano siciliano, i pomodori siciliani, le melanzane siciliane, i limoni siciliani, i fichidindia siciliani, quindi cercherò anche là di sentirmi in Sicilia. Sera si è qua anche per dare un premio alla carriera a un grande maestro, a Renato Carosone. Sarà proprio lei a consegnare il premio? Beh, io volevo prendere una controfigura, però non me l'hanno procurata. Frassica ha detto fallo proprio tu, e allora sarò proprio io a consegnarlo, e glielo consegno volentieri, perché Renato Carosone è proprio il mio punto di riferimento. Quando io avevo 18 anni, anzi anche 16, Renato Carosone già era un personaggio affermato, aveva scritto queste bellissime canzoni napoletane, che però non si prendevano sul serio, perché lui ha sempre usato l'arma dell'ironia, del divertimento, ha sempre pensato che le canzoni sono fatte per gioire, anche per lasciarsi andare alle emozioni, ma e quindi è proprio il mio napoletano ideale Renato Carosone, soprattutto come artista. Non dimentichiamo che Carosone, oltre a delle canzoni umoristiche, quelle per le quali è noto, come Tuo fa l'americano, Figli da una pastiglia, eccetera, poi ha scritto delle canzoni straordinarie come Maruzzella, che sono delle vere perle, anche Saracino. Sembrano canzoni scherzose, ma sono canzoni straordinariamente ispirate, e non è facile. Sono canzoni che già rimangono nella storia della canzone napoletana. Quelli insomma, dell'era Carosone, è un'era molto ricca. È una canzone che parlava di uno che si chiamava Giovanni con la chitarra. Ed è, lui è uscito una canzone che ha avuto grande successo in Italia, si chiamava Johnny Chitarra. Nel mondo anche, era tratta da un film, Johnny Chitarra. E allora Carosone compose sfottendo questa Giovanni con la chitarra. Non è mia, quindi. Vabbè, e la canzone, la tonalità dovrebbe essere Re minore. Vediamo. Re minore. La sega dove va? La sega. La sega non mi dica, la chitarra scena per tu. Era una bella cravatta. E una davanta gialla e una giacchetta che ha spaccato a te. Le scarpe. E scarpa perché dai che un cazzone fa il tazzo dopo il sole. La gente si conta? E chi sa vota a casa, chi sa vota a lavo, tanto di passare. Come lo chiamo? Come lo chiamo? Io chiamo la Giovanna Capitale. Perché?
Rosone è un po' un papà, no? Insomma, per tutti quelli che poi hanno fatto musica a Napoli negli anni successivi. L'abbiamo vista quest'estate anche in giro per la Sicilia, ora continuerà? Sì, sì, ho fatto questi concerti adesso a Catania, Palermo e Siracusa, poi adesso vado da altre parti, però tornerò in Sicilia a metà settembre. Se lei fosse una rondine? Se fossi una rondine volerei sopra gente che suona bene, che fa della bella musica intanto, prima di tutto. E poi un po' lo sono, perché riuscire a vivere cercando di mantenere la propria condizione di libertà e di indipendenza è un po' essere una rondine. Ma si può fare di più e si potrebbe anche fare di meglio, come va bene. Abbiamo qui, nelle vesti insolite, Raul Cremona, ossia il Mago Ronzo, che ha fatto le parti del bravo presentatore stasera a Cabaret. Stasera ho cercato di fare di tutto per essere elegante, fine dicitore, ma non ce l'ha fatta, perché fra un rutto e l'altro il Mago Ronzo è comunque riuscito a sporcare questa atmosfera di cristallina e trasparenza che era l'omaggio a Carosone. Comunque un personaggio che ormai è nel cuore del pubblico. Chi? Il Mago Ronzo. Sì, speriamo che rimani ancora per tanto tempo, perché giustamente c'è una famiglia che a casa aspettano con i bambini che hanno fame, quindi se è possibile Ronzo se va avanti ancora. Grazie, fatelo per me. È qualcosa a noi. Noi siamo veramente entusiasti di essere qui in questo grande... Entusiasto. Io sono entusiasto, tu sei entusiasta. Sì, entusiasti insieme. Sono entusiasta perché noi siamo qui venuti proprio per... Noi ci siamo dati anima e corpo, ecco. Io infatti ho usato il mio corpo perché, come sapete, io faccio l'oggetto. Io sono l'uomo oggetto. Dopo tanti anni di donna oggetto, finalmente c'è l'uomo oggetto. E lui è il mio venditore ambulante. Oh, chiaro! Saluto tutti gli amici di Caramella! Siete unici, mitici! Alla prossima, ciao! Chiarissimo. Parliamo un po' allora di voi, tutti da Genova, tu sei, parli un po', fai tu portavoce Andrea? Faccio portavoce Andrea. Ok, vai. Sì. Cosa devo dirti? Raccontaci un po' la vostra storia, in breve. La nostra storia, il nostro gruppo esiste dal 1992 ed è figlio di una serie di altri gruppi, perché tutti facevano parte di altri gruppi, eravamo diciamo gli unici cantanti solisti dei vari gruppi genovesi. Siamo incontrati e abbiamo fatto questo esercizio di stile che era il coro. Divertente, ci stiamo divertendo da 5 anni a sto punto, sì. Senti, ci dici un po' quali sono i progetti per il futuro? Tornerete qua a Messina a trovarci, mi auguro. A parte il fatto che questa è la prima volta che suoniamo a Messina e ne siamo onorati, per carità, e anzi torneremo molto volentieri, solo che, ahimè, credo che noi torneremo verso ottobre, verso settembre-ottobre in Sicilia. È possibile anche in tutto questo rigiro di organizzazione, organizzativo, diciamo che siamo anche a Messina o comunque da queste parti. Altri progetti, dischi, produzioni? Altri progetti, dischi, produzioni, abbiamo appena finito importanti collaborazioni con svariati artisti, non ultimo il maestro Beppe Barra, col quale oggi siamo esibiti. Dobbiamo assolutamente picchiarci per fare questo prossimo disco, cioè il terzo. Noi, l'ultimo è uscito a aprile, si chiama Saluti da Saturno, e il prossimo uscirà verso il marzo prossimo. Il nome ci è ancora ignoto, però i contenuti sono vivi e presenti in noi. Fate un altro saluto al nostro pubblico? Certamente. Ciao ragazzi, siete fortissimi. Ciao a tutti, siete troppo forti. Ciao, ciao. Ma io mi sono divertito, spero che il pubblico pure si sia divertito. Abbiamo cantato, ci siamo divertiti con le voci atroci, con questi miei amici più pazzi di me, forse. Forse più pazzi di me. E abbiamo combinato una bella cosa, ci siamo divertiti. Tra l'altro noi sappiamo che lei ritornerà qui a Capopeloro prossimamente. Sì, il 18. Proprio il 18 di questo mese, perciò venite a vedere il mio spettacolo.
Sì, ciao, mi chiamo Mario, ciao a tutti, buongiorno, siamo qui. Dici qualcosa, dai, cosa state facendo per ora? Nina ha detto che avrete altre tournée, altri progetti. Sì, abbiamo serate in giro adesso qua a Reggio Calabria anche, poi dovevamo fare tantissime serate a agosto, sempre di più, proprio siamo impegnatissimi, un macello. Cioè... Un macello, là, ci facciamo raccontare questo macello da... Beh, io sono cieco, purtroppo, mi dispiace, beh, sono quello che in teoria canta, insomma, poi questo è un periodaccio, purtroppo non me ne va una dritta, però insomma bisogna capire, no, nel senso che come puoi notare già, insomma, capito, appunto dico, no niente, stiamo girando, questa cosa è ormai il terzo anno che si fa, è divertente, caruccia. Nino sta girando i telefilm, lo sapete, no? Sì, lo sappiamo, abbiamo chiacchierato con lui. Comunque ragazzi, a parte i telefilm di Nino, insomma, ci saranno grosse sorprese perché c'è un disco nei nostri preparativi prossimi, c'è un disco da fare, ci sono un po' di cose in programma molto molto belle, cioè, capito? Disco là. Quindi vi porteranno lontano queste cose. Beh, lontano non voglio pescare manzia, per capito, però insomma, si dice così. Ai bombardona de Siviglia, ai beato a te chi ti si piglias, ai bombardona de Siviglia, ai beato a te chi ti si piglia, zazza. Benissimo, benissimo, un posto stupendo, Capo Peloro, complimenti. Bello, sono contento, poi grandi artisti e sono felice di essere insieme a tutti questi grandi nomi della musica, della comicità. Ecco, velocemente, i progetti per il futuro. Allora, dopo lo spettacolo credo che andremo a cena, domani prendiamo l'aereo e purtroppo lasciamo la Sicilia, questo è il futuro immediato. Quello più prossimo, quest'inverno uscirà un film su Rai 1 dove ho fatto una parte molto buffa, un film per la TV serio, poi lo spettacolo nuovo che si chiamerà Il Cantatore Calvo, che ha una certa, come dire, attinenza, e questo è. The boys are soon to soul to soul, it's time to meet you, the soul is back up in the deep on the ground. I'm the devil, you need to follow handily, I'm not easy, I'm in the dream of magic, I'm below some things like a baby, and all on me on the back. Una battuta conclusiva su questa splendida festa del cabaret che si è svolta qui a Capo Peloro. Una bella battuta conclusiva su questa festa del festa del cabaret si è conclusa qui a Capo Peloro. È stato un festival splendido. No, veramente, forse il giorno più bello della mia vita oggi. Come quando mia mamma mi ha comprato la maglietta di Sandokan, che era una cosa che sognavo. Adesso si è realizzato questo mio secondo sogno, è quello di fare uno spettacolo televisivo a Messina, il paese natale dove nascesti e che dove c'ho le mie origini, le mie narici sono qui, quindi questo è il sogno che si è realizzato, il mio secondo sogno. Anche l'anno prossimo comunque possiamo sperare in un altro cabaret 98 qua a Messina? Anche il prossimo anno possiamo sperare in un altro cabaret 98 qui a Messina? Sì. Sì, la risposta. Quindi siamo confortati da questo e ci salutiamo. Quindi siamo confortati da questo e vi salutiamo. Ciao.